Buonasera e bentrovati con lo spazio informativo del pomeriggio. In classe si cambia per evitare la didattica a distanza. Pronta la bozza dell'Istituto Superiore di Sanità per fare tamponi alla classe se vi è un positivo, invece di mettere tutti in quarantena. Uso mirato dei tamponi per consentire di poter permettere la didattica a distanza. Lo aveva anticipato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, come sarebbero cambiate le regole della quarantena a scuola. E ora iniziano a circolare i dettagli della bozza preparata dall'Istituto insieme al Ministero della Salute e a quello dell'Istruzione, che aspetta la firma delle regioni la prossima settimana per diventare ufficiale. I tamponi dunque saranno la chiave per valutare quando e se necessario fermare l'attività didattica in presenza per sostituirla con quella a distanza. Mentre oggi appena uno studente risulta positivo al Covid, l'intera classe resta a casa. Con le nuove regole gli studenti saranno sottoposti tutti a tampone e se negativi potranno continuare a frequentare le lezioni in presenza. Nel piano nazionale si prevede che lo screening sia ripetuto a distanza di 5 giorni. Nel caso in cui ci sia un altro positivo, gli alunni non vaccinati andranno in DAD. Quelli vaccinati potranno restare in classe. Solo se si trovano 3 positivi scatta la quarantena per tutti, di 10 giorni per i non vaccinati, di 7 per i vaccinati. Per gli studenti under 12 la quarantena scatta per tutti dopo 2 casi positivi. Nei nidi e scuole dell'infanzia la quarantena inizia subito alla segnalazione del primo caso, dato che la mascherina non è obbligatoria. Inoltre si introdurranno misure per valutare in maniera meno restrittiva il concetto di contatto stretto di caso. Il governo insomma sta allargando le maglie perché la situazione epidemiologica è largamente favorevole e in continuo miglioramento e la scuola, ha spiegato Franco Locatelli del Comitato Tecnico Scientifico, non ha impattato negativamente. Politica non ci saranno apparentemente in vista del ballottaggio di domenica prossima a Sansepolcro. I due candidati sono alla caccia del voto che deciderà la corsa per Palazzo delle Lauti. Nessun apparentamento in vista del ballottaggio di domenica prossima a Sansepolcro. Andrea Laurenzi e Fabrizio Innocenti, due candidati rimasti divisi solo da 85 voti, si presenteranno da soli agli elettori. Accanto ai loro nomi nella scheda ci saranno solo i simboli dei partiti e delle liste che li hanno appoggiati al primo turno. Tutto il centro-sinistra compatto per Andrea Laurenzi, mentre le forze che appoggiano la corsa di Innocenti sono la Lega e Forza Italia, unite per l'occasione, più altre 3 liste civiche, tra cui quella dei moderati riformisti, che in caso di apparentamento con Laura Chieli avrebbero visto sacrificata la loro presenza in caso di successo di Innocenti. Il mancato accordo con Fratelli d'Italia ha aperto una frattura all'interno dello schieramento che ha appoggiato al primo turno la Chieli. Giuseppe Del Marna infatti ha deciso di appoggiare Innocenti e attraverso un comunicato ha ufficializzato la sua posizione. Non si registrano prese di posizione dal fronte pentastellato. Katia Giorni, in un post nei giorni scorsi, ha ammesso la sconfitta, ma non ha dato indicazioni di voto ai suoi elettori. Intanto la partita è apertissima. Giovedì è in programma il confronto negli studi di Teletruria. Sono 3 le denunce dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno nel fine settimana. Fine settimana di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. In un primo caso si è arrivati alla denuncia di una donna di 30 anni, rumena ma cittadina italiana, colta sul fatto nel tentativo di rubare alcuni prodotti per la cura estetica in un negozio con sede all'interno del centro commerciale di Montevarchi. I carabinieri sono arrivati sul posto e la donna è stata denunciata per tentato furto aggravato. A Terranuova Bracciolini invece i carabinieri sono intervenuti su richiesta di un'ottantenne che aveva segnalato di essere stato derubato del proprio portafoglio dopo aver dato un passaggio a due giovani autostoppisti, accompagnandoli in macchina da una frazione rurale di Terranuova al centro della cittadina del Valdarno. Sono scattate le indagini attraverso soprattutto le immagini dei circuiti di videosorveglianza. I carabinieri sono arrivati ai due autori del furto. Un uomo e una donna pregiudicati che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Il comune di Monte San Savino ha aderito alla 22ª giornata europea della cultura ebraica. Per questo ieri è stata organizzata una visita guidata ai principali luoghi di interesse legati alla cultura e alla tradizione ebraica. La dottoressa Stefania Roncolato
ha curato la visita guidata alla sinagoga, al bagno rituale e al cimitero ebraico. Tante le persone che hanno preso parte a questa iniziativa. Due chicche dedicate a Dante Alighieri hanno caratterizzato la serata al Petrarca, teatro di cui presto sarà svelata la stagione. Inferno 1911 e Dante sulla bocca di tutti. Queste le due chicche che sono state protagoniste del pomeriggio di domenica 10 ottobre al Teatro Petrarca, un teatro peraltro che scalda i motori per la stagione, che sarà presentata a metà ottobre, come da noi anticipato. Ma andiamo con ordine. Inferno 1911 è stato un evento davvero importante per la città di Arezzo. È un film muto in bianco e nero, restaurato peraltro dalla Cineteca di Bologna. Le musiche sono state composte da Francesco Corrias ed eseguite dal coro giovanile Voce in Canto, con la direzione di Gian Ghiori e al pianoforte Lorenzo Magi. Il corto Dante sulla bocca di tutti racconta invece la Divina Commedia per immagini. Gli oli su cartone sono della pittrice Anna Bartolini. Il corto è sceneggiato e diretto dal regista Alessandro Perrella. L'iniziativa era organizzata dal Chimera Lion Arezzo e finalizzata alla raccolta di fondi per addestrare un cane che dovrà poi lavorare con una giovane ragazza che soffre di epilessia ed avvertirla ogni volta che arriva una crisi, visto che la ragazza è farmaco resistente. Insomma, una bella iniziativa, una serata memorabile e tanta emozione al Teatro Petrarca. Dopo l'uscita del CDA di Cortona Sviluppo, sulla questione interviene anche Vanessa Bigliazzi, che attacca le scelte strategiche del sindaco di Cortona Meoni. Il caso tornerà in Commissione Garanzie. Diventa sempre più bollente il caso della Cortona Sviluppo, le perdite della partecipata cortonese, l'estromissione del presidente, le dimissioni del CDA hanno aperto un vero e proprio caso politico nel centro etrusco. Sulla questione è tornata Vanessa Bigliazzi, presidente della Commissione Garanzia e consigliere del gruppo PD. Abbiamo riscontrato una serie di gravi contraddizioni nella gestione della società Cortona Sviluppo, che è un in-house del comune di Cortona. In particolare abbiamo riscontrato una perdita di bilancio per l'anno 2020 di circa 50.000 euro e tutta un'altra serie di problematiche che sono comunque ricollegabili a delle volontà e degli indirizzi politici che il sindaco e la giunta hanno imposto alla società. Per Bigliazzi la questione è politica e ha aperto una falla nel centrodestra cortonese. CDA che si è dimesso, confermando che questa maggioranza, dopo poco più di due anni dal suo insediamento, pezzo dopo pezzo, sta perdendo tutti coloro che hanno determinato l'elezione del sindaco e tutti coloro che appartengono alla sua compagine politica. Ci sono continui cambi da un gruppo all'altro di consiglieri comunali e la dimissione in toto del CDA è l'ennesima testimonianza di questa grave crisi che sta affrontando la maggioranza. E sulla questione mattatoio di Sinalunga, come ha affermato Giannoni, determinerebbe l'affossamento definitivo non soltanto della Cortona Sviluppo ma anche del nostro mattatoio comunale. La fabbrica è chiusa da ben 38 anni, ma gli ex dipendenti della Sacfem, il fabbricone, si ritrovano ancora. Sabato scorso bel pranzo a Subbiano, ricco di significati. Un bellissimo pranzo al centro polivalente di Subbiano. Chi sono i protagonisti? I protagonisti sono gli ex lavoratori dipendenti della Sacfem. Pensate, sono passati tanti anni dalla chiusura di questa storica azienda e voi ancora vi ritrovate. Io mi sono posto una domanda: perché quello che è capitato a me quando io ero un giovane studente, che poi sono entrato a lavorare al fabbricone, va bene, e in altre realtà questo fatto non l'ho verificato. Io ho verificato che lì effettivamente era una scuola di vita. Quando entravamo lì dentro era proprio un completamento della scuola, quindi le persone più anziane non è come ora che non vedono l'ora di sbarazzarsene. Le persone anziane ci prendevano in consegna e ci accompagnavano in
in tutto un percorso di conoscenza, tecnico, di vita, e quindi questa amicizia così profonda ci ha foggiato così tanto che noi ogni anno sentiamo il bisogno di rincontrarsi. Questa qui per me è un'esperienza favolosa, perché incontro i miei amici, ci ho vissuto una vita di patimenti, di lotta, anche di invidie. Per me incontrarsi qui, come ha detto il nostro carissimo esperto qui Pietro, è il giorno più bello del 2021. Ritrovare tutte queste persone a cui ci hanno avuto i nostri lati buoni, i nostri lati cattivi e tutto, di lotte e tutto, però trovare dopo tutti questi anni ancora un sentimento di affetto reciproco fra noi, perché in sostanza noi ci si vuole bene. Marco Mariotti elogia in blocco l'Arezzo, sottolineando i meriti di una squadra che ha saputo leggere la partita di Rieti molto bene. Che significato dare a questa vittoria? Beh, un grande significato, perché è un campo difficile, un campo ostico. Poi hanno preso il portiere nuovo, hanno una squadra con ottimi giocatori. Quello che mi dispiace è, in una partita che, devo dire la verità, abbiamo sempre controllato in lungo e largo, aver preso il gol dell'1-1 su un calcio di rigore all'inizio del secondo tempo proprio evitabile, vuol dire sempre questi piccolissimi cali di tensione, ma dopo la squadra ha fatto 3 gol, abbiamo preso un doppio palo sul tiro di Mancino, un'altra 2-3 azioni gol ottime in contropiede, una grossa parata del portiere nostro che ha evitato il 2-2, però devo dire che poi venire qui con la personalità dopo il pareggio di domenica rifà un'altra partita, poi ci aspettano tutti. Tatticamente sono tutte partite difficili, perché abbiamo sbloccato il primo tempo e loro niente, sempre chiusi nella loro metà campo, proprio non ci danno campo. Poi quando sono stati costretti dal 2-1, insomma, campo aperto la differenza si vede. Anche se poi l'1-0 non è nato da una verticalizzazione in cui siete riusciti, no, a mettere palla oltre la linea difensiva. A proposito del primo gol, l'assist di Muzzi, le chiedo la scelta dal primo minuto e la panchina di Foggia, come è nata questa questa scelta tecnica in avvio di partita? Sì, ce l'avevo ieri in mente, perché ho detto voglio cambiare un qualcosa. Loro sapevo che avrebbero proposto un 5-3-1-1 per levare Aliperta e Strambelli. Però dopo ho detto, se mettiamo una palla lunga sopra il quinto loro, tra il terzo e il quinto, Muzzi attacca bene la profondità, e così è stato. Chiudiamo con questa fotonotizia, che è decisamente curiosa, cose che capitano non troppo spesso, perlomeno nei centri abitati della pianura. La foto che vedete è quella di un giovane cervo che questa mattina alle 5 era nel giardino di casa davanti al garage di un nostro collaboratore. Quando si è trovato davanti l'animale, questo non ha fatto una piega e, dopo essersi accertato che non c'erano pericoli, se n'è andato tranquillamente. Erano da poco, ripeto, passato le 5 del mattino, strani incontri all'alba a Sansepolcro. E questa sera, subito dopo il telegiornale serale, potrete assistere alla rievocazione dell'antica battitura del grano realizzata dal Camae di Castiglion Fibocchi, di seguito speciale dedicato al premio Diari di Pieve Santo Stefano 2021. La serata si concluderà con l'oroscopo in compagnia di Alessio. È tutto con lo spazio informativo del pomeriggio, appuntamento questa sera alle 20:30.